Sono Annalisa, sono una attivista di XR Torino. Sono qua per raccontarvi un pochino come la regione Piemonte sta affrontando o non affrontando la crisi climatica. Sin da quando si sono insediati hanno avuto un atteggiamento prima apertamente negazionista e poi, come possiamo dire, di greenwashing rispetto alla crisi. Nell'autunno del 2019 i Fridays for Future, Extinction Rebellion, da allora stiamo facendo pressione perché riducano le emissioni di gas climalteranti, ma queste pressione ancora non ha prodotto alcun effetto. La regione Piemonte rimane assolutamente sorda agli appelli della società civile. Nel 2019 Fridays for Future portò in consiglio regionale l'appello a sottoscrivere una dichiarazione di emergenza che non venne approvata dal consiglio regionale, per essere successivamente approvata con un cambio totale di politica, almeno apparente, nel gennaio del 2020. Quella dichiarazione di emergenza climatica è in realtà sono soltanto parole che non sono mai state tradotte in azioni concrete. Un altro documento della regione è stato redatto già nel 2017, della strategia regionale per il cambiamento climatico. Leggere questo documento è abbastanza sconfortante. Leggere questo documento dà proprio la misura di come chi governa sa che cosa sta succedendo, produce documenti anche molto ben confezionati, con tante parole, tanti dati e buoni propositi, ma mai questi si traducono in politiche concrete. Nella strategia regionale per il cambiamento climatico è dichiarato che la regione Piemonte dovrà ridurre del 55-60% le proprie emissioni entro il 2030 e azzerarle entro il 2050. Per fare questo bisognerebbe ridurre le emissioni, quindi tutto quello che viene prodotto da agricoltura, industria, riscaldamenti, automobili, del 7% ogni anno, ma da nessuna parte è scritto come farlo. Non sono mai state prese decisioni concrete, non è mai stato prodotto alcun documento, alcun decreto regionale che dica ai cittadini come comportarsi. Quello che noi stiamo contestando alla regione, il motivo per cui stiamo agendo contro la regione, che in realtà continuano appunto a parole ammettere che siamo in una crisi, ma mai fanno qualcosa per affrontarla.